Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In settimana le commissioni hanno proseguito l'esame dei disegni di legge su finanziaria e bilancio. In sanità è proseguito l'iter del provvedimento sul futuro dell'ospedale Gradenigo e in commissione ambiente quello sul riordino degli enti parco. In seduta congiunta hanno svolto le audizioni su controllo e monitoraggio del rischio legato all'amianto. Le commissioni cultura del Consiglio regionale del Comune di Torino si sono riunite per discutere del piano di integrazione fra Fondazione Torino Musei, Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli e Associazione Torino Città Capitale Europea. Obiettivo: una nuova organizzazione basata su programmazione e sinergie tra enti. Nuova imprenditorialità, sostenere il talento per la creazione di nuove opportunità di lavoro. Questo è il titolo della tavola rotonda organizzata dalla Consulta Regionale dei Giovani al Salone Io Lavoro al Lingotto di Torino. Alessandro Benvenuto, delegato alla Consulta Giovani. Siamo qui a Io Lavoro per promuovere quello che la Consulta Regionale dei Giovani ha già fatto nel mese di febbraio, ovvero Io Lavoro Startup. Oggi abbiamo l'occasione per cercare di fare nuove iniziative che vadano in questa direzione, cioè iniziative per i giovani, possibilità, nuove idee e quello che oggi la regione può fare. Oltre 60 studenti da tutta Italia hanno partecipato al campus Luigi Einaudi al progetto EU Model Torino sui temi dell'Europa, dell'immigrazione e della gestione dei confini esterni dell'UE. Promosso in collaborazione con la Consulta Europea, prevede simulazioni delle attività di Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione per avvicinare i giovani agli organismi comunitari. Daniela Ruffino, delegata alla Consulta Europea. Questo campus ben si presta per immaginare una sezione staccata del Parlamento Europeo. Ritengo che Torino sia la piazza ideale per portare avanti iniziative di questo genere. Per il futuro l'attenzione della Consulta Europea sarà rivolta all'Expo e ovviamente sempre ai ragazzi che sono i nostri testimoni. In occasione della giornata della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, il Comitato Resistenza e Costituzione con AIACE ha promosso l'appuntamento Le giornate del cinema civile, rivolto agli studenti delle superiori. Al Cinema Lux di Torino è stato proiettato in anteprima il film La terra dei santi, opera di esordio del regista calabrese Fernando Muraca. Nino Boeti, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione. È un film molto forte che ripropone un tema che continua purtroppo ad essere un dramma del nostro paese, la questione della criminalità organizzata esplicitata in tutte le sue forme, la mafia, l'andrangheta, la camorra. Credo che sia giusto che il Comitato per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi costituzionali si occupi di queste questioni. Ha preso il via con lo Storyton la seconda fase del Piemonte Visual Contest, che prevede la realizzazione di progetti di storytelling digitale per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio piemontese in vista dell'Expo 2015. Possono partecipare cittadini, associazioni, comunità, scuole e aziende dell'Unione Europea. I particolari sul sito piemontevisualcontest.eu. È tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.